Quel giorno ero su Facebook e tra la foto di un procione e una ricetta dello chef Ruffi intravedo il teaser di un gioco. Ne vedo passare tanti e in generale il mio cervello li elimina dal campo visivo con un algoritmo che riconosce il mmorpg e li sostituisce con uno stronzo fresco, ma quel trailer è riuscito ad aggirare il sistema e a farsi notare. Adesso Sinergo c'ha un fiuto per la monnezza che neanche un cane antidroga per la cocaina. Mi giro verso di lui perché dal suo modo di ansimare capisco che ha scovato qualcosa di interessante e c'è un teaser che è il seguente. Un'avventuriera che pare la versione in gomma di Lara Croft saltella qua e là alla cazzo di cane. Gioco d'avventura in terza persona? Ovviamente no, perché poi in basso puoi leggere il miglior mmorpg a turni mai esistito? Capito? Non è neanche una frase affermativa, un po' come se un cameriere venendo al tuo tavolo ti dicesse «Prenda le tagliatelle, saranno mica le migliori di tutta Bologna?» A domanda comunque noi rispondiamo, e l'unica risposta possibile è «Andate a cagare!» Un trailer con un gioco d'avventura in terza persona per sponsorizzare un MMORPG non è neanche pubblicità ingannevole. È proprio che siete in vena di sparare stronzate, dai! I commenti sotto quel video sono una meraviglia e ci fanno sperare ancora nell'umanità. Nessuno ci casca e quei pochi fiduciosi che hanno effettivamente provato il gioco testimoniano la sua totale inutilità. Quindi, oltre a non essere un gioco in terza persona dalla grafica passabile, è pure una merda di mmorpg. E non lo diciamo noi, eh? Però noi siamo curiosi e soprattutto sappiamo che un prodotto del genere regala emozioni. Brutte emozioni. E allora forza, creiamo un bel account e gettiamoci nel fantastico mondo di League of Angels, titolo che ricorda vagamente League of Legends. Ma siamo sicuri che sia un caso, eh? Certi proprio. Facciamo la registrazione evitando la newsletter e in meno di 5 minuti abbiamo scaricato piattaforma e client di gioco. C'è da segnalare una pagina animata piuttosto swag durante la registrazione, con la brutta copia del Balrog del Signore degli Anelli che muove il braccino come per impastare la pizza. Non ci facciamo scappare l'occasione di far notare al gioco che il teaser è una merda fuorviante ed entriamo a cazzo duro nel videogame vero e proprio, che riusciamo a vedere per intero però dopo molti minuti di texture non caricate. Ma lui, il videogioco va avanti imperterrito, come se niente fosse. È la prima volta che ci troviamo di fronte a un caso eclatante di menefreghismo videoludico. Quando sentiamo per la prima volta la voce di una delle nostre eroine, un brivido ci corre lungo la schiena. È registrata in un cesso e l'attrice sputa sul microfono come un'alpaca con le palle girate. Sentite che delizia. Fire purges all. No one can understand my pain. La cura dei dettagli è maniacale. Durante una schermata di caricamento, il gioco ci avvisa che, e cito, la prima volta che avvii il gioco potrebbe volerci del tempo per caricare tutti i file. Se il caric... E non è che ho smesso di leggere io, no, proprio qui la frase si interrompe, lasciandoci addosso una curiosità morbosa e che ci indispone molto verso il gioco che, va detto, puzza lontano un miglio di monnezza al sole. Inizia un combattimento e ci rendiamo conto che la nostra presenza in realtà non è richiesta se non al momento di attivare le abilità speciali. Il combattimento procede serenamente anche se noi portiamo a spasso il cane, andiamo a lavare la macchina o andiamo a forare le gomme delle auto degli sviluppatori. In basso c'è pure un pulsante per l'attivazione automatica delle abilità speciali. Nel caso non si voglia neanche guardare lo schermo e magari giocare a un gioco vero su un altro PC o su console. Il capolavoro lo fanno con un avviso nella schermata di caricamento, che dice «Non fidarti dei falsi annunci in chat come ricariche gratis o apertura nuovo server». Capito come? Non fidatevi dei falsi annunci. Questa frase è stata inserita in un gioco il cui 90% del pubblico è stato attirato a registrarsi grazie a un falso annuncio. Ma che capolavoro! E visto che le disgrazie non vengono mai sole, sentite che bella musichetta viene fuori quando terminiamo uno scontro. Vi ricorda qualcosa? Esatto! Sembra il tema di fine scontro di Final Fantasy. O perlomeno, sembra quel tema lì, ascoltato dopo aver leccato un rospo. La storia è confusa a certi livelli che pare di sentire i deliri di un ubriaco. Ogni 3 minuti arriva un nuovo personaggio che pare avere un ruolo nella vicenda.
ma non ha il tempo di svilupparsi perché poi arriva altra gente, e visto che praticamente tutti i personaggi sono un modello standard di strappone fantasy, fai pure confusione. Eh sì, perché il fulcro di tutto sto accrocco di inutilità è sempre la strapponaggine. All'apertura dei menu interni del gioco ci si trova sempre davanti qualche tipa seminuda con pezzi di armatura in parti del corpo che non meriterebbero protezione, e le zone vitali, quali petto e addome, sempre alla mercé di eventuali attacchi. In definitiva, questo gioco non è il gioco che ci promettono nel trailer, non è il miglior MMORPG sul mercato, e non è neanche un gioco. È la solita macchina acchiappa soldi in cui l'acquisto di moltiplicatori, oggetti e privilegi si tramuta nell'unica forma di gameplay. Per oggi da QDSS è tutto, un abbraccione a tutti voi, e vi ricordiamo che là fuori è pieno così di giochi meravigliosi e sconosciuti. Non fatevi fregare da chi investe 0 per creare e 100 per pubblicizzare.